Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Da anni la LILT, ovvero la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, grazie alla campagna Nastro Rosa, invita tutte le donne alla prevenzione e organizza una serie di iniziative per promuoverne la cultura. Quest'anno la sezione Nissena della LILT promuove, di concerto con gli istituti scolastici, le associazioni sportive e le associazioni delle produzioni agricole, l'evento Caltanissetta e Donna, con una camminata in rosa, giorno 25 ottobre, con partenza da Corso Umberto ed un percorso per le vie della città. Un evento sportivo, culturale, sociale del benessere a sostegno della prevenzione e della ricerca sul cancro. Facciamo ancora esperienza nella comunicazione, oggi la prevenzione è soprattutto comunicazione. E piace perché l'abbiamo voluto colorare la comunicazione con la partecipazione dei giovani delle scuole, dello sport che poi si coniugano con la salute. Questi sono, sono gli stili di vita che bisogna comunicare, che è la prima forma di prevenzione che bisogna comunicare. Quest'anno l'abbiamo organizzato questa manifestazione insieme al provveditorato, agli studi, agli istituti scolastici che si sono impegnati a coinvolgere le quinte classi degli istituti superiori medi e a partecipare alla manifestazione con una maglietta che porterà il claim della manifestazione. Li saremo presenti in piazza giorno 25 ottobre alle ore 9, ci sarà una passeggiata lungo le vie della città e lì ci sarà la possibilità per prenotare la propria visita senologica a tutte le donne che lo vorranno fare e che parteciperanno alla manifestazione. Quindi io faccio l'invito alle donne della città e ai cittadini a partecipare giorno 25 ottobre alla camminata in rosa.